grazie. Grazie. Dunque, il testo non è dei migliori, non è dei migliori questo testo italiano. Sono stati fatti tanti testi di Ramona e io di solito non me li ricordo mai i testi, per quello che ho 30.000 pagine, vado sempre a cercare, quando la trovo la canzone è finita, finalmente sono riuscito, loro bravi, mi coprono, anzi hanno detto mi coprono anche in cappotto, così quando freddo mi coprono meglio. Adesso invece andiamo al periodo in cui in Italia era di moda l'avanspettacolo, cioè c'erano dei teatri, anche dei cinema, dove prima o dopo lo spettacolo cinematografico c'era qualcuno che raccontava le barzellette, faceva ridere, faceva piangere, oppure qualcuno che ballava, c'era qualche ballerina che insomma rimediava la cena, lì andava avanti e indietro facendo muovere queste sue gambe. Durante questo periodo però ci furono anche dei bravi artisti, ad esempio Ettore Petrolini fu uno dei grandi artisti dello spettacolo cabarettistico italiano e scrisse anche una canzone, Tanto per cantare. Questa canzone fu scritta, mi pare, anche questa, maestro, mi sembra degli anni 20 o 30 o roba del genere, 32, ecco, lo saluto, non so, mi farò un dispieto la prossima volta, non lo ricordo. E fu rilanciata poi negli anni 70 anche da Nino Manfredi, che ne fece un successo, ma già era stata una canzone di successo. È una canzone così, Tanto per cantare, e noi la facciamo ascoltare. Per cantare, per fare qualche cosa, non è roba, non è niente di straordinario, ma è roba del paese nostro. Si può cantare anche con un filo di voce, basta la salute. Quando c'è la salute, un paio di scarpe nuove e un bel conto in banca, un bel super lotto, si può fare il giro del mondo e poi si torna da capo. E io me la canto tutta la vita. E fa la vita meno amara. Adesso ho comprato sta chitarra e quando il sole scende muore mi è sentito il cantatore, la voce poco ma intonata non serve a fare una serenata ma solamente a far maniera. Dove sognare
sospirava alle canzoni mie, e marito un tribadere Marito un tonto di battere.